ragazzi, benvenuti nel mercato che farei dell'Inter. Allora, ho preso innanzitutto i vostri preziosi consigli, quindi questa volta io me ne andrò alla destra del teleschermo e vi lascerò in grande tutti i movimenti di mercato. A parte ciò, ci tengo a dirvi che non è obbligatorio che un movimento di mercato coincida con un altro movimento di mercato, motivo per cui posso benissimo vendere al Milan, che so, che si è, che fa anche ridere, e volerlo tenere per forza all'Atalanta, oppure posso benissimo mandare che sia al Milan, sia all'Inter, sia alla Juve, sia al Napoli e anche al Palermo, per cui questo è possibile farlo. Inoltre, non voglio attenermi alla realtà, quindi magari se il Milan compra Musacchio e a me piace Musacchio, accetto che il Milan compri Musacchio e quindi dico in questo mercato prendo Musacchio. In caso contrario, se a me Musacchio non fosse piaciuto, avrei detto guardate, io Musacchio non l'avrei preso, avrei fatto così. Quindi posso tranquillamente, anche se l'Inter, come vedrete in questa puntata, sta su un giocatore praticamente sicuro, io dico che mi sarei mosso in un altro modo. Ringrazio Michelangelo perché delle mail che mi avete inviato è stato il migliore, il più dettagliato, e ho preso spunto da lui. Ovviamente non ho copiato tutto perché ho delle idee mie primarie, però qualcosa mi ha interessato, soprattutto come è stato preciso su alcune cose. Detto ciò, partiamo subito. L'Inter, il mercato che farei per l'Inter di quest'estate, cercando di portarla immediatamente a squadra capace di lottare per lo scudetto. Questo è l'obiettivo. Ho preferito, come potrete ovviamente vedere, puntare 200 milioni di euro come budget iniziale, perché per quello che sembra Zhang avrà soldi da buttare, quindi noi iniziamo da 200 milioni di euro e costruiamo il nostro mercato in questo modo. Ovviamente siamo arrivati a un bivio, ragazzi, non c'è più tempo di pensare, non c'è più tempo di rimanere a dire questo giocatore potrebbe crescere, non potrebbe crescere. Siamo arrivati ad un punto in cui l'Inter deve migliorare, quindi non c'è tempo per aspettare, basta. Hanno aspettato abbastanza, abbiamo, visto che sono il direttore sportivo dell'Inter in questo video, aspettato abbastanza, adesso si inizia a fare sul serio. Per quanto riguarda i portieri, l'Inter ha Handanovic, Carrizo, Radu, Berni, Bardi e Di Gennaro. Madonna mia, Handanovic sinceramente lo terrei, perché credo che il portiere titolare deve essere di quest'anno e quindi va benissimo così. Qualcuno mi ha scritto cerca di portare magari il portiere, e potrebbe anche essere cerca di portare un portiere per il futuro, un portiere forte. Per me Handanovic in questo momento è forte, quindi mi occuperei del presente. Del futuro poi vedremo, tanto se Zhang ha i soldi è capace di prendere qualche altro portiere anche l'anno prossimo, quando servirà effettivamente immediatamente, nell'immediato. Carrizo e Berni li lascerei andare a parametro zero. Radu sinceramente lo terrei come terzo, mentre Bardi e Di Gennaro non c'è più tempo per aspettarli, non sono quei portieri che ci aspettavamo, sono discreti portieri. Bardi lo venderei per 3 milioni, Di Gennaro per 2 milioni, per un totale di 5 milioni. Inoltre, come secondo portiere pare che l'Inter abbia praticamente chiuso per Padelli a parametro zero. Sono contento, per me Padelli è un ottimo secondo portiere che farà appunto da chioccia a Radu per impararlo poi ad entrare nel mondo del calcio che conta, quindi in Serie A, mentre Handanovic sarà il primo portiere, e quindi mi terrei, come potete vedere, Handanovic, Padelli e Radu, ed un bilancio inattivo ovviamente di 205 milioni di euro, e questo andrebbe benissimo. Passiamo adesso ai difensori centrali. L'Inter qui ha Miranda, Murillo, Medel, Andreoli, Yao, Sainsbury, Ranocchia e Doncor. Abbiamo veramente di tutto e di più. Io credo che Miranda debba assolutamente rimanere perché è il pilastro della difesa dell'Inter. Murillo invece ha dimostrato, se messo vicino a un giocatore come Miranda e comunque all'interno di una difesa e di uno schema tattico importante, di riuscire a gestire il momento. Quindi per me Murillo potrebbe tranquillamente fare il panchinaro all'Inter. Andrebbe molto bene per essere quel giocatore che sta in panchina e quando serve lo butti dentro. Medel sinceramente lo darei via. Devo scegliere fra Medel e Murillo. Medel per me è capace solo a fare il difensore centrale per quanto riguarda le doti tecniche, ma è alto 1,40, quindi per me, se vogliamo puntare veramente allo scudetto, Medel non deve starci. Ha delle offerte di 12-13 milioni e sinceramente lo lascerei andare, perché reputo che un giocatore come Medel per 13 milioni debba essere lasciato partire. L'unica pecca appunto è che è quello carismatico della difesa, cioè c'è anche Miranda, c'è un certo carisma, però Medel è molto carismatico. Però sinceramente, se devo averci uno carismatico, lo prenderò nel calciomercato in entrata, mentre lui preferisco cederlo. Yao lo presterei, Sainsbury non rinnoverei il prestito, anche perché non so nemmeno ancora come si scrive, lo cercherò e poi lo vedrete scritto bene, spero. Doncor basta, prendetelo, non me ne frega niente. Andreoli lo darei via per 2 milioni di euro, perché credo che in questa rosa non ci possa stare. Infine, Ranocchia
Ginocchia torna perché aveva l'obbligo di riscatto se l'Al City si fosse salvato. L'Al City ha preferito retrocedere piuttosto che riscattare Ranocchia, che poi in realtà a parte scherzi si era comportato anche molto bene. Io ho letto i giornali, dicono che Ranocchia lo prenderebbero in Premier per 10 milioni. Io non ci credo alle favole, quindi per 5 milioni lo cedo. Quindi Ranocchia via per 5 milioni. E a questo punto, come potrete vedere tranquillamente, avremo solamente come difensori centrali Miranda e Murillo e un bilancio estremamente inattivo di 225 milioni di euro. A questo punto iniziamo a comprare chi? Intanto prenderei De Vrij. Per me un'offerta di 35 milioni di euro la Lazio l'accetterebbe. Lo dito, per 35 milioni di euro ti darebbe anche forse il sedere, quindi andrebbe molto bene. Per me è un centrale molto forte, l'unico problema sono gli infortuni, ma comunque è molto molto forte, quindi lo prenderei. E per me 35 milioni per portare a Milano un giocatore del genere vale tantissimo, cioè li vale. L'altro centrale, che è quello di esperienza e di carisma, è Pepe. Pare appunto che Pepe alla fine verrà proprio all'Inter a parametro zero, e a me andrebbe benissimo fossi il direttore sportivo dell'Inter o un tifoso dell'Inter, perché ho anche Spalletti, che poi sarà ufficialmente l'allenatore dell'Inter. Va avverto adesso, io per questo mercato ho optato per il 4-2-3-1 come modulo base, o comunque per il 3-4-2-1 per regolarmi più o meno su quali moduli fa Spalletti. Diciamo che Pepe a zero per me è tanta roba. Infine, non sono contento, prenderei anche Manolas per 40 milioni di euro. Se ne è parlato tanto, da romanista spero che Manolas rimanga effettivamente a Roma, però 40 milioni di euro è la cifra fissata dalla Roma, e sinceramente, fossi interista, fossi Zhang, avessi questo patrimonio da spendere, prenderei Manolas. Ora la difesa sarebbe, il pacchetto difensivo sarebbe Manolas, Miranda, De Vrij, Pepe e Murillo. 5 centrali tutti molto validi. Qualcuno di voi storcerà il naso perché dirà: che cosa ci facciamo con tutti questi centrali forti? Semplicemente, ragazzi, allora, Miranda e Pepe sono i due d'esperienza, Murillo è quel panchinaro che se ti serve lo metti, se no non lo metti, e De Vrij e Manolas sono i due forti che poi saranno il futuro dell'Inter. Inoltre, se Spalletti vorrà giocare con la difesa a 3, sarebbe perfetto appunto poter schierare magari Miranda, Manolas e De Vrij, o Miranda, Manolas e Pepe, o comunque sempre un giocatore di esperienza fra Miranda e Pepe nella difesa a 3. Sarebbe secondo me il top. Detto questo, ve l'ho detta la difesa quale sarebbe, avremo comunque un positivo di 155 milioni di euro. A questo punto passiamo velocemente ai terzini. Sulla sinistra l'Inter in questo momento ha veramente il mondo per quanto riguarda i terzini sinistri di ruolo, non quelli che giocano a sinistra, ma i terzini sinistri di ruolo, quindi Ansaldi, Santon, Nagatomo, Erkin, Miangue e Di Marco. Ansaldi sinceramente come terzino a me piace, lo terrei come panchinaro. Santon e Nagatomo li darei entrambi via perché non se ne può più. Spero sinceramente Santon, che ne so, 5 milioni per Santon e 4 per Nagatomo, sperando che se li prendano per queste cifre. Insomma, non sono la merde della merde, però magari insomma qualcuno se li prende, perché a Milano non ci possono stare se puntiamo ad alti obiettivi. Miangue lo presterei, Di Marco lo presterei, Erkin c'ha un riscatto di 1 milione, sperando che se lo pigliano, perché tanto l'Inter non ci fa nulla, per un totale di 10 milioni incasseremmo fra appunto Nagatomo, Santon e Erkin. Avremo quindi solamente Ansaldi e un bilancio attivo di 165 milioni di euro. Servirebbe un titolare a sinistra. Il titolare a sinistra che mi piacerebbe portare a Milano viene dal Barcellona e si chiama Lucas Digne. Ha avuto già un incontro con il campionato italiano alla Roma, si è comportato benissimo, fase difensiva molto molto buona, fase offensiva altrettanto buona, botta da fuori, palle aeree, tutte le sue le ha prese veramente tutte. Ha un prezzo di cartellino di 20 milioni di euro, che è quello che lo ha pagato il Barcellona per metterlo in panchina, e effettivamente non è esploso perché ha davanti Jordi Alba. Ad un'offerta comunque di 20 milioni il Barcellona potrebbe anche accettare, il giocatore potrebbe spingere. Perché? Perché comunque ci stanno i mondiali, e se non trova una squadra che lo fa giocare e che gli dà la possibilità di farsi vedere con una vetrina, rimane a casa per i mondiali. 20 milioni per me sarebbe perfetto. Come potrete vedere, avremo sulla sinistra Digne e Ansaldi, e un bilancio sempre in attivo di 145 milioni di euro. Passiamo a destra adesso. A destra abbiamo solamente D'Ambrosio di ruolo, e sinceramente non mi dispiace nemmeno troppo. D'Ambrosio comunque non è sto gran fenomeno, però come panchinaro ci può stare e ci sa stare, quindi me lo terrei come panchinaro, sempre avendo un bilancio in attivo di 145 milioni di euro. Punterei tutti i miei soldi, cioè no, tutti i miei soldi, non scherziamo, su Varsalico. Varsalico all'Atletico Madrid non è esploso, fra infortuni, problemi vari, adesso è rotto, tornerà in tempo per la preparazione estiva.
estiva. Però Varsavi per l'Atletico Madrid non gioca perché ha oscurato da giocatori più forti. Per me, spendendo 15 milioni di euro, che più o meno è la cifra che ha speso l'Atletico per prelevarlo dal Sassuolo, e quindi non rubandogli nettamente nulla di quello che hanno speso, perché per me Varsavi con quei soldi li vale, ma l'Atletico non lo ha dimostrato, l'Atletico te lo dà e tu ti sei fatti il terzino destro titolare. Quindi a questo punto avremo sulla destra Varsalico e D'Ambrosio, tenendo sempre d'occhio il bilancio, 130 milioni di euro. Passiamo adesso a centrocampo. Per quanto riguarda il centrocampo, la mediana, qui l'Inter ha Brozovic, Kondogbia, Gagliardini e il ritorno appunto di Gnucurì. Gnucurì lo ripresterei subito. Gagliardini, per me, con il gioco di Spalletti con i due mediani nel 4-2-3-1 andrebbe a nozze, così come anche Kondogbia potrebbe tornare quello del Monaco. I tifosi dell'Inter ci sperano e io adesso da direttore sportivo ci spero. Però Brozovic sinceramente lo cederei, ha dimostrato di non volerci stare qui, ha un prezzo di cartellino di 25 milioni di euro e per me 25 milioni di euro per Brozovic te lo do immediatamente, per cui per me Brozovic andrebbe ceduto. A questo punto, come potete vedere dalla grafica, avremo un bilancio in attivo di 155 milioni di euro e i nostri due unici centrocampisti sarebbero Gagliardini e Kondogbia. C'è bisogno ovviamente di due centrocampisti forti immediatamente, uno magari cattivo che faccia un po' il pepe della situazione ma in mezzo al campo, l'altro forte, qualitativamente fortissimo. Quello fortissimo è Verratti, sinceramente. Gente che impazzisce, sì, Verratti difficilmente verrà perché comunque ha una grandissima richiesta dalla Juventus, dal Barcellona. Comunque tu gli fai una grande offerta, gli offri al Paris Saint Germain 70 milioni di euro, gli offri al giocatore, che ne so, 15 milioni di euro l'anno, gli offri, fai un'offerta che nessuno gli darebbe da nessuna parte e te lo porti a Milano, perché è il giocatore che qualitativamente può cambiarti tutto il campionato. Quindi lo prenderei. Con altri 30 milioni, quindi investendo un totale di 100 milioni sul centrocampo, andrei a prendere Kevin Strootman. Alla Roma ha dimostrato di saperci stare, di fare tutte le partite della Roma di questa annata, giocando molto molto bene, quindi dimostrando di essersi ripresa al 100% dall'infortunio. È cattivo al punto giusto, è forte al punto giusto, ha la botta da fuori, spero non ce lo prendano, però secondo me in mezzo al campo, con il gioco di Spalletti, potrebbe starci benissimo a 30 milioni di euro. A questo punto, come potrete senz'altro vedere, abbiamo Strootman, Verratti, Gagliardini e Kondogbia e un bilancio di più 55 milioni di euro. Siamo adesso sulla tre quarti. Sulla tre quarti, per me i tre quartisti dell'Inter sono João Mario, Banega e Eder. Visto che Eder può fare sia il trequartista, sia la punta finta, sia la punta del falso 9, sia l'esterno, e Spalletti privilegia tutti questi nel gioco, Eder lo terrei come non mai, perché può giocare dappertutto ed è un giocatore che quando fa panchina sta zitto, quindi per Spalletti è il top. João Mario e Banega per me sono due giocatori che vanno tenuti. João Mario può giocare sia sulla tre quarti che sulla mediana, che a centrocampo, quindi va benissimo così. Banega è un giocatore che, se ritrova la forma di Siviglia, ti decide veramente la stagione. Per i trequartisti stiamo a posto così. Passiamo adesso sugli esterni. Sugli esterni l'Inter ha Perisic, Candreva, Gabigol, Biabiani e Caprari. Biabiani va ceduto, spero di farci, che ne so, 3 milioni. Gabigol lo terrei, così come terrei Perisic, che sembra un passo dall'addio, però io lo terrei, farei di tutto per tenerlo. E di là terrei anche Candreva. Caprari lo prestiamo. Ci rimangono quindi Candreva, Perisic e Gabigol. Ci serve un altro esterno, perché Spalletti vuole almeno 4 esterni per avere una rosa completa. Il quarto esterno per me sarebbe Bernardeschi. 35 milioni, visto che comunque fra un anno scadrà e i Della Valle te lo cedono, lui pare voglia andare via, quindi per me, per l'Inter, sarebbe un colpo perfetto a questo punto, perché avremo l'ala, l'esterno che ci serve. Quindi avremo, come potrete vedere, per 35 milioni Bernardeschi squadra, e per gli esterni Bernardeschi, Perisic, Candreva e Gabigol. Passiamo adesso all'ultimo tassello, il più importante per quanto riguarda la fase realizzativa, ovvero l'attaccante, la punta centrale. L'Inter ha Icardi, Palacio, Jovetic, Longo, Manai e Pinamonti. Manai e Pinamonti per me vanno ceduti, cioè ceduti ovviamente in prestito. Longo basta, Longo ha avuto le sue opportunità in prestito, non è mai esploso, ha un cartellino di 2 milioni di euro, quindi che vada pure, perché sinceramente non ci importa di lui, non per nulla, buona avventura, ma basta. Icardi, Palacio, Jovetic, quindi Palacio va via a parametro zero e ciao a Palacio, che probabilmente tornerà in Argentina, anche se non tornerà in Argentina comunque se ne andrà a parametro zero. Jovetic verrà riscattato dal Siviglia, ha fatto benissimo al Siviglia, verrà riscattato per un totale di 14 milioni di euro, il che sarebbe perfetto. Icardi lo terrei, deve essere la punta centrale del progetto, secondo me serve un attaccante, un secondo attaccante, una seconda punta di riserva. A questo punto abbiamo solamente Icardi, prenderei
Schick. Schick ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Non so sinceramente come funzionerà, visto che probabilmente fra Inter, Roma, Juve, tutte quelle estere, Napoli anche, cioè non Napoli delle estere, Napoli e altre estere, partirà l'asta. Io 34 milioni mi ritengo diretti per Schick. Se non vuole pagare la clausola, ma se lo vuole prendere immediatamente, va lì. 34 milioni e Schick te lo porti a casa, avendo quindi Icardi e Schick. Detto questo, andiamo a vedere la formazione che farei dell'Inter della prossima stagione per puntare allo scudetto. Handanovic fra i pali, difensori centrali metto titolari ragazzi Manolas e De Vrij, ma qua c'è veramente una vasta scelta, potete mettere Pepe, potete mettere veramente Miranda, qualunque altro giocatore. A destra giocherebbe Varsalico, a sinistra Digne, in mezzo al campo vado a piazzare Verratti e Strootman, ma anche Gagliardini comunque in ballottaggio. Sulla tre quarti andrei a mettere João Mario, da una parte Perisic, dall'altra Bernardeschi, unica punta Icardi. Fatemi sapere ragazzi qua sotto che cosa ne pensate del mercato che ho fatto per l'Inter, che farei io per questa sessione estiva. Io come sempre vi ringrazio per la visione, vi ricordo che in descrizione vi lascio il link del Maestro 2.0, che a prenderli per nostri c'è un fenomeno, li prende tutti, ma il gioco ovviamente è vietato ai minori di 18 anni. Vi ringrazio per la visione, buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.